con la dirigente dell'Istituto Onofrio Buonocore Lucia Pollio. Oggi una giornata di divertimento per i ragazzi. Uno straordinario evento all'insegna della solidarietà, all'insegna delle attività sportive, all'insegna del senso di appartenenza al circolo didattico Ischia 2, che l'anno prossimo sarà Istituto Comprensivo Ischia 2 Scotti. I bambini, i docenti, i collaboratori e alcuni elementi del personale ATA sono qui uniti insieme ai genitori, insieme a questi ragazzi, per celebrare un momento straordinario, la fine dell'anno scolastico, che per alcuni diventa un arrivederci perché si starà all'interno dello stesso istituto. Il senso di appartenenza al territorio ischitano permette di sentire maggiormente le radici della propria nascita, del proprio territorio, e diventa anche una costruzione delle ali per poter poi volare in tutte le parti del mondo, in tutte le parti dell'Europa. Grazie ai genitori, grazie al personale tecnico e al sindaco che ci ha concesso il Rispoli, lo stadio Rispoli, nonostante le problematiche che ci sono state per lo stadio Mazzella. I genitori sono un elemento fondamentale nella vita scolastica. Senza l'alleanza tra i genitori e la scuola, il bambino non crescerà mai, perché sono due entità educative, formative, e la scuola partecipa della didattica, il genitore aiuta, sostiene l'azione della scuola. Quindi in questo momento c'è veramente la realizzazione del patto di corresponsabilità che è stato firmato ad inizio anno, e questa grande alleanza sarà il successo dei cittadini di domani. È un progetto che si svolge in tre giornate. Oggi è la giornata di apertura, la manifestazione di apertura del progetto, dove i bambini appunto si sono esibiti in coreografie, canti, intendo dire tutti gli alunni dell'intero circolo didattico Ischia 2, quindi parliamo di una popolazione scolastica che si aggira intorno ai 600 più o meno alunni, quindi come avete potuto vedere il campo Rispoli quest'anno, diciamo, si è completamente riempito. E quindi, come dicevo prima, oggi è la giornata di apertura dei giochi e i bambini hanno eseguito le coreografie. Domani e dopodomani sono le due giornate in cui i bambini svolgeranno proprio attività ludico-motorie e sportive con la collaborazione di diverse associazioni sportive. È andato molto bene, i bambini sono stati bravi, poi loro è una cosa che aspettano con ansia, poi gli piace tanto anche venire sul campo, è un'esperienza nuova e poi è un momento di inclusione per loro, è un momento per stare tutti insieme al di là dello sport, è proprio un momento di condivisione, è bello anche per i bambini.